Amici di Cerignola Viva, ben trovati dal Palabasket Nando Di Leo, dove è appena terminata la gara tra l'Olimpica e il Manfredonia, vinta dall'Olimpico 83-78. Siamo in compagnia di coach Giovanni Gesmundo. Coach, l'aveva già annunciata la vigilia, doveva essere una battaglia, e battaglia è stata. Come sempre. Abbiamo fatto l'anno scorso 4 supplementari contro Manfredonia. Per una volta siamo riusciti noi a fare la cosa giusta nel momento giusto e a portare a casa il risultato. Una partita altalenante nel punteggio, siete stati bravi sempre a restare incollati alla gara, avete dato una sterzata decisiva nel quarto quarto. Dove ha vinto la gara l'Olimpica? In difesa, assolutamente, ma non nel quarto quarto, l'ha vinta recuperando lo svantaggio di quasi 10 punti, aumentando la pressione difensiva in maniera esasperata e giocando oltre il limite, non pensando alla stanchezza. Lì abbiamo vinto perché ci siamo cementati, e poi in attacco le cose vengono facilmente. Quando difendi in quella maniera lì, fai gruppo, e in attacco è più semplice poi fare le cose. Considerando il mese di preparazione, considerando il roster del tutto nuovo, c'è stato un qualcosa che maggiormente li ha colpito? In che senso? In negativo o in positivo? In positivo. In positivo la voglia di eseguire, abbiamo fatto buoni blocchi, abbiamo fatto belle cose, cioè, come ho detto prima, per il periodo dell'anno in cui stiamo giocando adesso, avere questo tipo di organizzazione è già positivo. Cioè, comunque siamo stati nelle nostre regole, sia in attacco che in difesa, i ragazzi hanno eseguito più o meno bene quello che ho chiesto loro durante la settimana. Però ovviamente dobbiamo assolutamente migliorare, perché sennò questo non può più bastare col passare del tempo, anche perché domenica dopo domenica incontri squadre sempre preparate. Coach, per chiudere, tutti i giocatori scesi sul parquet hanno messo la propria firma sulla vittoria, quanto è soddisfatto? Tantissimo, perché quando vedo gente che anche entrando per pochi minuti dà contributo e partecipe e si sbatte in difesa, io ho già vinto. E penso che con questo atteggiamento possiamo solo andare meglio, però bisogna lavorare, continuare a lavorare come abbiamo fatto questo mese. Ok, grazie coach e complimenti. Grazie a voi. Siamo con Walter Alvisi. Walter, se eri il grande ex della gara, com'è battere i tuoi ex compagni? Beh, innanzitutto Manfredonia ha un ricordo stupendo, quindi giocare contro di loro per me comunque creava un po' di emozione e di tensione. Come batterli? Ci siamo preparati in settimana, una squadra totalmente rinnovata, abbiamo seguito, penso, bene le indicazioni di Giovanni, del coach. Il secondo quarto abbiamo subito un po' la loro transizione, stranamente, perché loro dovevano subire la nostra, però poi ci siamo rimessi subito in partita, correndo, difendendo con aggressività, quindi con le indicazioni del coach le abbiamo portate a casa, diciamo. Come tradizione questo derby premette sempre scintille, sempre tante emozioni, l'Olimpica l'ha vinta soprattutto in difesa, soprattutto col cuore. Beh certo, tutti i derby sono molto sentiti, io ne ho giocati da una parte, dall'altra, li ho giocati contro Foggia, contro Vieste, il derby del Gargano, sono tutte belle partite, vanno vinte con il carattere, per non dire con un'altra cosa, dai. C'è stato un momento della gara in cui avete veramente capito di poter portare a casa la vittoria? Beh, io credo che siamo stati sereni anche quando siamo andati sotto, e quello secondo me è stato quel quid in più. Ho visto serenità, ho visto voglia di riprendere la gara al terzo quarto, ci siamo messi giù con il culo a difendere e l'abbiamo ripresa giocando in transizione, con qualche giocata sporca, con tanta voglia e tanto cuore. Per chiudere, nello spogliatoio state ancora festeggiando? Sì, stiamo cantando in serbo canzoni del Partizan di Belgrado, la squadra di Filip. Sta succedendo un po' di tubaraonde, Morresi non si mantiene, c'è una bella situazione, insomma, ve la consiglio. Grazie Walter e complimenti. Grazie a voi, ciao, buonasera.